Ciao a tutti, oggi siamo in carpenteria per vedere come si fanno le case in legno e paglia dal vivo. Allora, la prima cosa è tagliare tutti i pezzi di legno che poi costituiranno i montanti e gli architravi dei moduli, delle pareti e del tetto, che vediamo qui già finiti, nastrati e riempiti con la paglia. Una volta che abbiamo tagliato tutti i pezzi, bisogna assemblarli in un telaio come questo e poi naturalmente riempirli con le balle di paglia che vediamo qui, anche grazie all'uso di un martello come questo, perché la paglia deve essere sempre molto ben pressata per isolare la casa. Una volta messa la paglia si mette questo telo che serve per proteggere la struttura appena fatta durante il trasporto in cantiere, in modo che la paglia non si muova e resti in posizione. Ecco, vediamo gli operai finché posano il telo. Una volta fissato e nastrato questo telo, avremo il modulo finito che si vede qui, che è pronto per essere trasportato in cantiere e montato in pochi giorni per dare forma alla nostra casa ecologica. Bene, per oggi è tutto dalla carpenteria del Trentino e segui i prossimi aggiornamenti su edificidipaglia.com. Ciao!